Ciao, benvenuti a Speciale Guerre Puniche 2, Climate Change Wars nel Mediterraneo 2050. Spero che vi sia piaciuta questa nuova sigla che fa d'apertura a questa serie di episodi di podcasting destinati a fornire brevi pillole sulle ragioni dell'esistenza e detonazione delle Climate Change Wars nel Mediterraneo 2050. Buon ascolto! Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Climate Change Wars, le guerre del cambiamento climatico. In questo episodio parleremo di estrapolazioni del XXI secolo. Per ragioni storico-statistiche possiamo affermare che è leggermente più frequente che nei primi 50 anni del secolo tendano a detonare i conflitti più intensi rispetto a quelli che potrebbero esplodere nella seconda parte di ogni secolo. In ogni caso, ossia per ragioni storico-statistiche, possiamo affermare che da quando la polvere da sparo è comparsa sui campi di battaglia, rivoluzionando l'arte della guerra, dagli ultimi 500 anni in poi, l'umanità ha sempre combattuto almeno un grande conflitto ad alta intensità in ogni secolo. Quindi non c'è motivo di ritenere che il XXI secolo possa fare eccezione. I continenti più a rischio sono l'Asia e l'Africa e l'Europa, a causa degli effetti del cambiamento climatico e della sovrappopolazione di Asia ed Africa. L'Asia è il continente più vasto e più densamente popolato, ed in prospettiva lo resterà. Il cambiamento climatico avrà certamente ad impattare in larga misura anche in Asia. Nel continente asiatico c'è da lungo tempo una rincorsa agli armamenti, una larga distribuzione di armi nucleari tattiche, Russia, Cina, India, Pakistan, Iran, Israele, Arabia Saudita, Nord Corea. Il mondo è multipolare e non più bipolare, poiché la storia, severa maestra di vita, insegna che le migrazioni sono sempre state sinonimo di guerre, è facile inferire che sia ad alto rischio che nel XXI secolo detoni una guerra ad alta intensità in Asia. L'Africa sarà intorno al 2050 il secondo continente più popoloso sulla Terra, dopo l'Asia. Considerando il cambiamento climatico e la dilatazione dei deserti, con shock idrici, cali delle rese agricole, il problema del climate change, in assenza di una severa politica di controllo delle nascite in Africa, si intreccerà indissolubilmente con il problema della sovrappopolazione nel continente africano. Poiché in Africa non esisteranno terreni fertili da ripartire in altro modo per sostenere i 2,4 miliardi di persone, è ragionevole inferire che nel XXI secolo detoneranno nel continente africano guerre ad alta intensità per il climate change. La politica dell'accoglienza degli immigrati in Europa non è una politica sostenibile di lungo periodo, dato che 1. Non smina la bomba demografica africana, restano in ogni caso attesi 2,4 miliardi di africani intorno al 2050. 2. Ignora il fatto che nel futuro l'automazione e l'innovazione distruggeranno più posti di lavoro di quanti nuovi lavori si creeranno in Europa. È infatti una prerogativa dell'economia di mercato riuscire a fare sempre di più con meno. La politica dell'accoglienza degli immigrati clandestini, 3, non appare una politica possibile per il 2050 dall'Europa, dato che non è credibile che l'Europa possa assorbire oltre 120 milioni di persone, che sarebbero appena il 5% dei 2,4 miliardi di africani potenziali migranti climatici, senza subire in Europa danni a persone o cose. L'Europa non è un continente, ma è una penisola del continente Asia. Il Mar Mediterraneo è un piccolo mare chiuso che separa l'Europa dall'Africa. È facile inferire che negli alti rischi di detonazione di guerre nel XXI secolo in Asia quanto in Africa
È molto plausibile ritenere che l'Europa probabilmente finirà per essere coinvolta negli scontri bellici in Africa, quanto probabilmente anche in Asia. Purtroppo non è mai esistito nell'intera storia umana uno scenario collaborativo e non competitivo tra nazioni e continenti in diverso grado di sviluppo socio-economico. Anzi, la storia ricorda guerre ad alta intensità tra i paesi sviluppati e guerre locali di tipo coloniale tra paesi industrializzati e paesi sottosviluppati. Non c'è quindi alcuna ragione storica per ritenere che lo scenario collaborativo e l'efficiente condivisione dell'austerità, ancorché possibile, possa realizzarsi per evitare i rischi di Terza Guerra Mondiale e delle Mediterranee Guerre Puniche II. Anche se il futuro non è noto e non è scritto, la logica suggerisce che sono tanti e molteplici i rischi che oscurano il futuro del XXI secolo, il quale molto probabilmente non porterà pace e prosperità al genere umano, ma una terza guerra mondiale e delle sicure guerre puniche due.